Bene, buongiorno e benvenuti su questo canale. Oggi vediamo questa chitarra acustica, la Rivet me l'hanno portata e quindi ve la faccio ascoltare, la Rivet LV10, quindi già una chitarra molto molto bella, e quindi andiamo a sentirla anche con vari tipi di plettro, facciamo una specie di demo, facciamo anche gli arpeggi che avevo fatto vedere sulla chitarra classica per vedere la differenza tra la classica e l'acustica. Nel demo facciamo anche una specie di tutorial per spiegare il discorso della rotazione del pollice. Come ho già fatto vedere nella chitarra classica, è fondamentale perché se il pollice, diciamo, si blocca, poi l'arpeggio diventa molto più lento. Allora partiamo a vederla con il plettro, ok? Parto con un plettro da 2 mm da chitarra elettrica, questo è il massimo che bisognerebbe arrivare, ma ci si arriva molto gradualmente perché è un plettro molto impegnativo e quindi è facile fare gron gron e quindi proprio uno strimpellamento, però diciamo che sulle note singole, se riesci ad avere un certo movimento, insomma, della mano e anche del polso, si può lavorare anche con un plettro così. Magari non è consigliabilissimo, specialmente se uno suona da un anno o due anni, però poi c'è quello che suona da due anni ed è sciolto, e quello che suona da 20 anni è meno sciolto, insomma non è detto. Allora, vediamo con un brano di Eric Clapton. Questo è Eric Clapton con Can't Find My Way Home, una canzone scritta e suonata da lui, con questa La Rivet LV10. Ok? Vediamo con un plettro un po' più sottile. Non finisce più. Mi dispiace anche fermarla. Vediamola con un plettro più sottile. Questo plettro è da 1,2 mm. Facciamo la stessa cosa. È un po' più brillante, no? E adesso vediamo con un plettro da 0,50, se riesco a non distruggerlo, 0,46, io non suono mai con plettri così sottili, saranno 20 anni che non li uso, però proviamo. Ecco, con un plettro così io lo girerei subito dalla parte dalla parte più in alto, no? Di fare una cosa del genere. Però peccato che per 20 anni non l'ho usato. In effetti, ti disabitui, no? Alle cose. Chiaro che se fai degli strumming tipo così. Però anche 20 anni fa il plettro così lo giravo sul dorso. Io preferisco francamente un plettro da 1,2 mm anche su una chitarra acustica, specialmente se in mezzo alle note ci metti, cioè specialmente se in mezzo agli accordi fai degli assolini oppure inserisci note, tipo non lo so, facciamo un esempio. Questa era una canzone di Antonello Venditti. Ti ricordi quella strada? Eravamo io e te, e la gente che correva e gridava insieme a noi. Tutto quel che voglio pensare, tutto quel che voglio pensavo è solamente amore. Thank you.
decisamente con un plettro così da 1,2 puoi picchiare meglio la chitarra. Se lo facessi una cosa del genere con questo da 4,8 mm si spaccherebbe. Proviamo, dai, tanto cosa costa? Vediamo se tiene o se non tiene, al massimo buttiamo un plettro, no? Ti ricordi quella strada? Adesso la taglio, arrivo subito al finale. Insieme a voi, tutto quel che voglio pensavo è solamente amore. No, il plettro ha resistito, però io continuavo con lo strumming perché non mi dava l'affidabilità di andare a prendere le note. Quindi se stai suonando note e accordi insieme, magari passare un plettro un po' più rigido, più grossetto. Certo che poi dipende quello che si fa, perché se domani vai in sala di incisione e devi semplicemente fare una cosa dei modati, tipo così, ok, adesso non ricordo neanche gli accordi, una cosa, non so, tipo modà, vediamo. Non so se ricordo gli accordi, sì. Ciao. Na 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 na. Na 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 na. Eccetera, eccetera. E quindi per uno strumming in questo modo comunque l'ho girato sul dorso, per me viene sempre meglio con questo. Vediamo, 1,2 è sempre la Rivea LV10 che stiamo provando, con queste cose proprio buttate lì come mi vengono. Onestamente non so quale sarà la prossima, e comunque vediamo un attimino. Effettivamente è un po' impegnativo, no? Non devi pensarci, perché se cominci a pensarti, ti fissi sulla sbavatura della nota, è anche più facile. Diciamo che è una via di mezzo tra quel 46 che avevo prima e questo 1,2, 1,80 sarebbe perfetto. Vediamo, questo è 1,75, è ancora di più, quindi in teoria dovrebbe fare più gron, ma in pratica non è detto, perché questo è un plettro fatto di un materiale, una plastica un po' particolare. Sono dei plettri che non ricordo dove li prendo, perché me li procura un mio allievo direttamente, non so da dove. Li prende su internet, ma sicuramente in America, e quindi sono plettri, non costano tanto, circa 2,50 euro cada uno, ma sulla chitarra elettrica questi sono una bomba. Io li uso anche sull'acustica, ma non suono molto caldo, senti questo buono, ok, questo plettro 1,75. Proviamo a vedere una canzone di Neil Young. È molto rotondo, senti il suono. Sembra quasi un'altra chitarra con 2,50 euro di plettro. A volte fare l'economia su queste cose qua non vale la pena, no? Avere magari una chitarra costosa e dei plettri scadenti. È l'unico che c'è con queste. Io non ci guadagno neanche una lira, perché non sono ancora iscritto ad Amazon o cose di questo tipo, perché il canale è partito da pochissimo. Anzi, se mi dai una mano a farlo conoscere. Dicevo, Neil Young. Thank you.
potrei usarla anche come batteria, niente male, no? Mi uccidono se vedo. No, questo lo devo tagliare. Col plettro da 1,75 questo qua riesce tutto più facilmente, no? E sia lo strumming, però io posso capire che se una persona ha usato sempre il plettro da 50 e come ci prova non riesce, no? E quindi cosa bisogna fare? Niente, spendere qualche euro a comprare una decina di plettri, 50, 60, 70, 80, andando su fino ad arrivare a 2 e magari ci potrai mettere 3 mesi, 6 mesi, un anno. Però diciamo che è una cosa interessante perché poi non è che sarai obbligato a utilizzare sempre quello da 2 mm, ma potrai variare e il suono cambierà moltissimo dal plettro, dall'inclinazione e da come lo usi. Come cambia anche a livello di arpeggi, se uso le dita sulla chitarra acustica non servono le unghie, anzi non sono assolutamente necessarie, però non guastano, diciamo che senza unghie abbiamo un suono più basso. Io suonando la chitarra classica ho qualche millimetro di unghia, quindi viene ancora più brillante sull'acustica. Sulla chitarra classica l'unghia, diciamo che in un ambiente tipo conservatorio è d'obbligo, perché si cerca quel suono brillante che tra l'altro su una chitarra classica è molto bello. Bene, io spero che questo video possa averti chiarito qualche dubbio, comunque che l'ascolto di questa chitarra sia stato interessante. Se così è stato, fammelo sapere nei commenti cosa ti è piaciuto, a parte la balone eccetera eccetera che c'è intorno, e proprio parlo a livello di suono, insomma, come rotondità di suono. Facciamo per concludere l'ultimo arpeggio che ho fatto anche con la chitarra classica, adesso che mi viene in mente, perché ho detto che li avrei messi a confronto, quindi è questo. Guido piano e ho qualcosa in fondo al cuore, che mistero. Non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei m'aspetta. Si potrebbe preoccupare. Bene, con queste note di questa splendida La Rivée vi saluto, speriamo di sentirla ancora. Se il video è stato quantomeno interessante, lasciami un like e ci vediamo alla prossima. E datemi una mano a far crescere questo canale, dai, che sono 500, sono partito da pochi mesi. Vediamo, erano giovani e forti, se aumentano un po' sarebbe meglio. Ciao!